All'entrata del bosco spezzo i fili dei ragni che avvolgono i confini. Sono i sigilli stessi di notte. Denunciano l'intruso. Salgo tra i primi abeti ancorati a pilastro e fondamenta. Carico il piede dove non fa rumore. Per essere accolti in un bosco bisogna bisbigliare passi. Finché vado sono uno lasciato passare. Se mi fermo e mi siedo con le spalle un tronco, vedo famiglie di alberi in movimento. Quando mi fermo è il bosco che si muove. Non tutti i fusti spiccano verticali seguendo la linea più dritta per salire a luce. Alcuni pendono di un angolo verso valle, mettono cima obliqua, fanno maggiore sforzo di radice, azzardano altre linee, offrono appoggio al fulmine che ha bisogno di invito. Gli alberi maestri hanno i rami verdi pure al suolo. Gli alberi secondi li hanno verdi solo in alto, è una gerarchia. Nel bosco non intendi la regola. I tronchi stanno sparsi alla rinfusa, ma niente sorge senza il loro permesso. Chi veniva col mulo e l'ascia sapeva togliere al bosco. Chi viene col camion e con la motosega lascia spoglio. Non si vede, ma il legno trema quando si avvicina il ferro. Non ha una difesa. Contro il fulmine il bosco sacrifica un albero a bersaglio. Poi sul piede bruciato si impianta il fungo della rimembranza, rosso di malincuore. Ogni spicchio di luce che arriva fino a terra è contato, cade come da un impianto a goccia. Il fitto dei rami apre una via al raggio che raggiunge la tua mano adesso. Gli abeti hanno spostato in alto la griglia dell'ombra per calarti sulle ciglia il largo di luce di una foglia. E noi ti daremo 50 centesimi. Nel bosco l'assemblea degli alberi decide ogni cosa. Ti hanno accolto. Ora sei tra di loro benvenuta.